Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova recensione di composizionedigitale.net. Oggi ci occupiamo di un programma per iPad, come vedete qui dalla schermata. Il software si chiama Arial Pro e non è uno strumento virtuale, ma un'utile app che ci aiuta a studiare dei brani musicali. In particolare, diciamo, per quanto riguarda una certa prassi, che è la prassi jazzistica. Chi ha studiato, suonato jazz conoscerà e saprà cosa sono i Real Book. Ecco, questo è un Real Book virtuale abbiamo diverse versioni, abbiamo quella per iPad che stiamo vedendo adesso, ma se scorriamo la pagina del produttore, il sito è irealpro.com. Vediamo che c'è la versione per iPhone e poi c'è anche la versione per il Macintosh, che può essere acquistata direttamente dal Mac App Store. In cosa consiste? In un sistema di accompagnamento di vari strumenti, insomma, che è simile a quello che era Band in a Box, e che abbiamo usato un po' tutti, quindi degli arranger per così dire, come erano le tastiere una volta, ma con delle funzioni in più che sono abbastanza utili. Innanzitutto sostituisce anche Real Book, non per quanto riguarda le melodie, ma per quanto riguarda quelle che sono le griglie di accordi, insomma. Quindi se quello che ci interessa è la griglia degli accordi di un brano, non tanto la melodia, le abbiamo tutte direttamente in questo programma. Poi c'è il play along, perché ovviamente questi accordi vengono poi suonati da una piccola formazione. Posso andare a editare, creare nuovi brani, nuovi spartiti, e ci sono delle opzioni anche che mi consentono di portare avanti un certo studio del brano. Andiamo ad aprire l'applicazione che ho già installato. I brani possono essere creati da zero. Qua, cliccando sul nuovo brano, posso già avere una struttura particolare. Esempio, vado a mettere degli accordi vari. Ho tutte le opzioni, vedete il sus, l'accordo alterato, eccetera, eccetera. Ok, seconda battuta, metto col basso. Un La, non ho la benché minima idea di quello che sto facendo, ovviamente. Ok. Diciamo che il brano è questo. Vediamo come suona. Battuta ripetuta vuota. Bene, su questo non mi interessa granché, vediamo se lo fa suonare lo stesso. Prendiamo un brano. Ok, vabbè, qua in questo caso mi dice che la battuta che è ripetuta è vuota e quindi non lo può suonare, però posso comunque creare dei brani da soli. Se io vado ad aprire una delle playlist che abbiamo, che si possono essere scaricate tranquillamente da internet, ad esempio qua abbiamo degli esercizi, sentiamo come suonano. Cambiare il tipo di accompagnamento, se voglio una ballad swing su questi accordi.
cambiare, voglio trasformare una bossa nova. Chiaramente posso aumentare il metronomo o diminuirlo. Posso anche utilizzare il dito per avere il tap. Quindi scelgo la velocità che voglio per il brano, insomma. Posso scegliere quante volte viene ripetuto quanti giri fa il brano. Posso scegliere la trasposizione che voglio e tutti gli accordi ovviamente mi vengono cambiati. Poi per quanto riguarda i brani posso crearli da zero, come abbiamo detto, ma cliccando su forum, come ho fatto io adesso, posso andare a scegliere tutta una serie di brani. Ad esempio, io ho Jazz 1300 Standards. Basta che clicco. E mi sono stati scaricati 1300 Standard Jazz. Brani che tutti conosciamo. Prendiamo esempio Afro Blu. Eccolo qua. Come avete visto, il download è rapidissimo perché è un formato quasi testo. Ovviamente posso indicare il tempo delle battute come voglio, eccetera, eccetera. Ho la possibilità di avere la pratica nel tempo e nella trasposizione, ovvero a ogni ripetizione mi viene aumentato un pochino il tempo del brano e posso scegliere se avere anche la trasposizione, quindi mi posso studiare così le varie melodie dei brani in tutte le tonalità possibili, cosa che ogni musicista dovrebbe saper fare, anzi dovrebbe aver fatto. Ovviamente ci sono tutti i brani jazz che vengono ordinati o a caso o alfabeticamente. Io posso andare a effettuare download di tutta un'altra serie di brani. Se vado indietro, nel menu, Pop Rock and Blues. Ad esempio abbiamo tutta una parte del forum dedicata ai Beatles. E poi tutta un'altra serie di brani. Ad esempio, che poi gli utenti postano, insomma, che noi possiamo poi postare, quindi possiamo contribuire a questa community. Ecco, come vedete qua c'è la lista dei brani che singoli brani possiamo scaricare se vogliamo scaricarli e effettuare il download di tutti. Ecco, che è una parte utile se vuoi studiare al volo un brano. Poi, ecco, diciamo strumento in studio, ma di base potremmo anche utilizzare questo. Questa app per suonare e avere un accompagnatore virtuale se soprattutto suoniamo uno strumento solista. Gli accordi ci possono essere visualizzati come accordi per chitarra, accordi per pianoforte oppure con altri tipi di indicazioni, sempre quelli per ukulele. Se io li vedo come brani del pianoforte, vedrò questa cosa qua. Anche con il voicing, se io la cambio, scale che possono essere utilizzate, no,
più comunemente, senza approfondire troppo l'argomento ovviamente, però c'è anche questa possibilità in più che trovo interessante. Cos'altro dire? È un'app utilissima per studiare, costa poco, sono circa 14 euro. La trovate ovviamente sull'App Store e la trovate in tutti i formati che vi dicevo precedentemente. Possiamo poi crearci ovviamente delle playlist se abbiamo un ordine preciso nel quale vogliamo studiare e ascoltare i brani. Consigliatissimo se avete un iPad o comunque un dispositivo Apple da acquistare per studiare al meglio i vostri brani preferiti, insomma. Ciao a tutti e alla prossima recensione di composizionedigitale.net. Ciao!